Salve amici, bentornati sul mio canale. Oggi, come da titolo, parleremo della riforma Cartabia. Cercherò di renderla il meno noiosa possibile. Prima di iniziare, voglio ricordarvi che potete sostenermi con il link che trovate qui sotto, il link Amazon. Amazon mi darà una piccola ricompensa sui vostri acquisti, a voi non costerà nulla. Sigla e cominciamo. Prima di addentrarci nello specifico della riforma, faremo un breve riepilogo delle principali innovazioni introdotte dalla riforma. Breaking news, la riforma Cartabia. La riforma della giustizia penale, per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, è finalmente terminato. Ma cosa cambia con la riforma Cartabia? La digitalizzazione del processo penale, la disciplina delle indagini preliminari, l'estensione della citazione diretta a giudizio e la disciplina dell'udienza preliminare. La ridefinizione del processo in assenza dell'imputato, una nuova udienza, filtro, le modifiche alla disciplina del dibattimento. La costituzione di parte civile, il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato, il procedimento per decreto. La non punibilità per particolare tenuità del fatto e la messa alla prova, i giudizi di appello e cassazione, l'improcedibilità dell'azione penale. La procedibilità a querela, la disciplina delle pene detentive brevi. Non mi andrò a soffermare su tutti i punti della riforma perché sono molto complessi, molto articolati e richiederebbe un'analisi molto più approfondita. Andrò comunque ad esaminare quelle riforme che più interessano, sono anche molto più veloci comunque da discutere e argomentare. Per quanto attiene alla digitalizzazione del processo penale, si è fatto un grande passo avanti sulle basi, potremmo dire, del processo amministrativo. Quindi si introduce all'interno del codice di procedura penale, agli articoli 110 e 111, la cosiddetta formazione e raccolta di atti e documenti in formato digitale. L'articolo poi 148 del codice di procedura penale prevede delle modalità di notifiche digitalizzate, quindi attraverso l'utilizzo di un recapito telematico, quindi della posta elettronica certificata, per intenderci. Cosa più importante, però, è la possibilità di registrare gli interrogatori e la partecipazione alle udienze dibattimentali anche in non presenza, quindi a distanza collegati da remoto. Per quanto attiene alla disciplina invece delle indagini preliminari, va a modificare la durata massima delle indagini, il tutto prorogabile una sola volta per un periodo non superiore ai 6 mesi. Si va a modificare il termine per le contravvenzioni, che è stabilito nella durata massima di 6 mesi. 1 anno e 6 mesi invece per i delitti più gravi, quelli ad esempio previsti dall'articolo 407,2 del codice di procedura penale, mentre viene modificato ad 1 anno per tutti gli altri tipi di delitti. Per quanto attiene alla riforma della nuova udienza filtro, per i procedimenti con citazione diretta a giudizio, viene introdotto l'articolo 544 bis del codice di procedura penale. In sostanza, prevede una nuova udienza predibattimentale,
che appunto ha questa funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento. E anche in questo caso il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Ultima, ma non per importanza, riforma è quella della disciplina delle pene detentive brevi. In sostanza sono abolite la semidetenzione e la libertà vigilata, pertanto il giudice potrà sostituire la pena detentiva breve in ipotesi di condanna a pena detentiva entro i 4 anni con una semilibertà e detenzione domiciliare, in ipotesi di condanna a pena detentiva entro i 3 anni con il lavoro di pubblica utilità, o in ipotesi di condanna a pena detentiva entro un anno con la pena pecuniaria. Bene amici, per oggi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di condividere il video. Ciao!